Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG. Noi capiamo con il calcio, con il campionato di Serie C. Per la Lucchese c'era oggi la delicatissima gara in trasferta a Chiavari, sul campo dell'Albissola. È una bella giornata di sole al Gastaldi di Chiavari, è il penultimo atto stagionale che la Lucchese non può fallire. Favarini e Langella non sorprendono affidandosi al 3-5-2 e all'11 annunciato alla vigilia. In attacco De Feo ritrova una maglia da titolare. 11 punti dividono Albissola e Lucchese, vanno ridotti ad 8, compito non facile. Circa 400 i tifosi rossoneri al seguito della squadra. Pronti via, la Lucchese in completo antracite si porta subito in vantaggio. Su calibrato cross dalla destra di Lombardo e rientrante Provenzano, indisturbato a centroare a battere di testa il portiere ligure Albertoni, ex di giornata. È il sesto minuto e la gara si incanala subito sui binari giusti, esplode la gioia dei tifosi rossoneri. Vemente la reazione del padrone di casa di Lavezzini, vicini al pari al 26 con il temibile Oliani, che mette di poco fuori un cross di Moretti. Gara vibrante in cui ci si gioca molto, se non proprio tutto. L'Albissola in completo bianco spinge, ma la Lucchese si difende con ordine e prova a ripartire. Al 32 Martignago in diagonale, ma Falcone respinge di piede alla Garella. Da lì a poco sussulto di De Feo, la cui staffilata rasoterra viene bloccata dal Bertone in due tempi. A riposo Lucchese avanti, bene, e in avvio di ripresa la Lucchese potrebbe chiudere il conto con Provenzano e De Feo, ma non lo fa e puntualmente viene punita. Albissola che trova il pari al 64 con il solito Martignago, giunto alla 15ª rete stagionale, che raccoglie un bel suggerimento di Russo dalla destra, 1-1, è tutto da rifare. Dentro Sorrentino e Santovito per De Feo e Favale. Ancora Martignago vicino alla rete, ma Falcone si supera deviando in corner. La Lucchese accusa il colpo, quasi al 90esimo, però il pallone della vittoria, che cambierebbe tutto, capita a Bortolussi, ma il capitano spreca. E anche questo un segno del destino, di una stagione allucinante. 3 minuti di recupero e poi l'amaro verdetto, finisce 1-1 e l'Albissola rimane ad 11 punti, probabilmente troppi. Lo stesso Cuneo, battuto 3-0 a Carrara, potrebbe andare oltre la forbice degli 8 punti se gli sarà restituito qualcosa, e quindi a quel punto sarebbe inutile battere sabato prossimo al Pontedera nel congedo al Porta Elisa, ma sperare non costa niente. E vediamo allora anche i risultati e la classifica dopo la 37ª giornata. Risultati: Albissola Lucchese, come abbiamo visto, 1-1, Arezzo Gozzano 2-0, Arzachena Pistoiese 0-0, Carrarese Cuneo 3-0, Juventus B Virtus Entella 0-2, Novara Robursiena 2-2, Piacenza Olbia 3-2, Pontedera Alessandria 1-2, Propatria Pisa 1-2, riposava la Pro Vercelli. La classifica: 90 minuti dalla fine, Piacenza 74, Virtus Entella 72, seguono poi Pisa 66, Pro Vercelli Celi 64, Carrarese 62, Arezzo 61, Robursiena 60, Popatria 56, Novara 50, Pontedera 45, Alessandria Juventus B 39, Olbia e Pistoiese 35, Arzachena 34, Gozzano 33, Albissola 28, Cuneo 23, Lucchese 27. Fosse finito oggi il campionato ci sarebbe lo spareggio Lucchese-Cuneo, ma siccome c'è ancora l'ultima giornata e soprattutto ci sono in ballo, si vocifera eventuali punti che potrebbero essere restituiti al Cuneo, vedremo quello che succederà nel corso dei prossimi giorni. Passiamo al campionato di Serie D, domani 37ª giornata anche in questo torneo, la presentazione è affidata a Roy Lepore. Dopo la pausa del campionato di Serie D per la Pasqua riprende domenica pomeriggio il torneo con il Viareggio che dopo il buon pareggio con la capolista pianese per 2-2 è atteso alla trasferta sul campo del Gavorrano alle 15, privo degli squalificati Udoe e Zaccagnini, degli infortunati Somme e Mattei e con alcuni elementi come Belluomini, Gaie, Chielini che non sono in buone condizioni. Le zebre sono obbligate a muovere la classifica per cercare i punti per poter disputare i play out. Attenzione anche alla partita Scandicci-Montevarchi con i primi che potrebbero essere gli avversari proprio dei play-out. Il Seravezza Pozzi senza il capitano Granaiola squalificato va agli Oliveti ospite della Massese, ormai retrocessa, che non ha però più nulla da dire ma che sta dando davvero tutto in questa fase del campionato. I verdoazzurri cercano la conferma per disputare i play-off. Radio Mercato parla di un possibile divorzio a fine stagione tra l'allenatore Walter Vangioni e la società. Tra i suoi possibili sostituti circolano i nomi di Luigi Pagliuca, ex tecnico del Viareggio, e Roberto Malotti, allenatore del San Donato Tavarnelle. Il Real Forte Quercita si è complicato le cose con la sconfitta sul campo della Sina Lunghese, che adesso costringe i ragazzi di Marco Brachi a dover evitare passi falsi contro il Ponzacco, che è sempre in corsa per la prima posizione essendo a sole 3 lunghezze dalla Pianese. E dunque
qui al Necchi Balloni c'è una partita davvero delicatissima. Il Givibolgo è in trasferta sul campo del San Donato Tavarnelle, che ha un punto in più dei ragazzi di Paolo Poli. Dopo il successo per 3-0 sulla Massese, la squadra cerca i punti per poter conquistare i playoff. Quindi sono due partite importanti, quella di domenica e la prossima proprio per il Givibolgo. Il ciclismo, Amore e Vita ritenta il colpaccio al classico giro dell'Appennino che si disputerà domani. Il team di Patron Ivano colse una bellissima vittoria 2 anni fa grazie a Danilo Celano. L'entourage della formazione di Fanini si aspetta moltissimo da questa corsa. I selezionati per il giro dell'Appennino sono Danilo Celano, che appunto vinse 2 anni fa a braccia alzate, Pierpaolo, eccolo qua, Pierpaolo Ficara, Marco Tizza, Marco Bernardinetti, Andrea Meucci e i lituani Vitsurs Luksevic ed Erik Gavars. Ancora le due ruote, perché al Cioc è stata presentata l'edizione 2019 dello Challenge di Mountain Bike Ducato. Grande attesa per lo Challenge di Mountain Bike Ducato Lucca 2019 Memorial Simone Pardini, programma dal 5 maggio al 15 settembre. La kermesse della Federazione Ciclistica Italiana è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla locanda La Posta all'interno della tenuta del Ciocco, location che ospiterà anche la tappa conclusiva della manifestazione. Dopo il grande successo delle edizioni abbiamo precedenti, il comitato provinciale ha voluto riproporre la manifestazione ancora con più forza. Posso dire soltanto questo, che il mountain bike c'è una prateria davanti. L'unico problema è trovare le persone che possano seguire, se no è una prateria davanti, più che della strada, perché la strada purtroppo lo devo dire, ci sono grossi pericoli, ormai si sa tutti, no? Spesso succedono degli incidenti piuttosto gravi, e i genitori preferiscono altre discipline sportive, e se invece qui in Garfagnana si presta anche la conformazione del territorio per la mountain bike. Nel dettaglio si comincerà il 5 maggio a Borgo a Mozzano con il secondo trofeo mountain bike La Rocca, il 30 giugno sarà il turno di Villa Basilica con il terzo trofeo mountain bike Altopiano delle Pizzorne, il 7 luglio ci si sposterà in Alta Garfagnana, in località La Mastrona e le Capanne di Sillano con il secondo memoria Valentino Luccarini, ed ancora il 25 agosto sarà il Monte Faeta, Santa Maria del Giudice, ad ospitare il quarto trofeo Simone Pardini. Infine il 14 e il 15 settembre la data conclusiva della kermesse sulla montagna del Ciocco con il primo trofeo Ciocco Bike Circle. Il Ciocco è in prima linea a questo punto, non perdiamo un appuntamento che possa consentirci di far cogliere quella che è la missione che adesso abbiamo intrapreso. Come Ciocco vogliamo riportare il ciclismo, e anche quello importante, sui nostri territori, il Ciocco ovviamente, ma anche tutta la Valle del Serchio, e stiamo lavorando a un calendario importante di eventi, ai quali eventi speriamo si affianchino anche appassionati che ci vengono a trovare e che possano venire a testare i nostri percorsi. Oltre 600 i partecipanti, 17 le categorie interessate. Al termine dell'ultima prova, il primo classificato di ogni categoria indosserà la maglia bianca del vincitore dello Challenge. Tra le otto novità anche la presenza di un'azienda che cura la parte alimentare e nutrizionale degli atleti e che farà del Ciocco una sorta di laboratorio nazionale. Jensen è vicina al Granducato, ma Jensen soprattutto sta usando il Ciocco come laboratorio di test di prodotti alimentari per i quali lavora ormai e studia e ricerca da anni. Sì, decisamente da anni, ormai noi siamo nati nel 94, fine 94-95, è chiaro che il nostro obiettivo è fare innovazione e chi meglio dei diretti interessati ci può aiutare a capire dove possiamo migliorarci. È chiaro che la collaborazione col Ciocco va anche in questa direzione, sicuramente la collaborazione ci aiuterà a migliorare la nostra gamma di prodotti e comunque anche far conoscere, più che altro fare informazioni su come utilizzare determinati prodotti, perché purtroppo spesso non sono utilizzati nella maniera corretta. Nel basket domani scattano i playoff nel campionato di Serie C maschile, Serie C Gold. Due le squadre lucchesi impegnate, il centro minibasket Genova Lucca, entrambe in trasferta. La squadra di Coach Piazza sarà impegnata a Livorno contro il PL al Palamacchia. Una partita molto difficile anche perché il tifo da quelle parti è davvero molto molto caldo. In campo anche il BAM Altopascio di Coach Novelli e del presidente Sergio Guidi. La squadra rosa-blu, che lamenta diverse assenze e giocatori acciaccati, sarà di scena invece sul campo dell'ABC Castel Fiorentino. Siamo all'atletica, il gruppo Podisico Parco Alpiapuane Team Ecoverde non si ferma mai. A Firenze al trofeo Frosali, podio per Dennis Musao e Gilali Jamali, rispettivamente secondo e terzo. Da segnalare ancora le round Campiglia, la vittoria di Roberto Ria.
Per quanto riguarda i motori, le ultime riserve sulla partecipazione di Paolo Andreucci al 26° Rally dell'Adriatico, prima prova del campionato italiano Rally Terra 2019, saranno sciolte solo nelle prossime ore, probabilmente nella giornata di domani. Ce l'ha ribadito lo stesso 11 volte campione italiano, che avrebbe tanta voglia di tornare a correre. Andreucci risulta infatti tra gli iscritti alla corsa marchigiana, ma questo semplicemente perché le iscrizioni chiudevano. Al via sicuramente ci sarà anche Umberto Scandola, vincitore delle ultime 5 edizioni dell'Adriatico. Qualora dovesse presentarsi al via, il popolare Ucci avrà al suo fianco come sempre Anna Andreucci e correrà con la Peugeot 208 T16 R5. Vi ricordo che l'Adriatico è in programma venerdì 3 e sabato 4 maggio. Andreucci ha vinto 2 volte questa corsa affascinante, ma che negli ultimi anni poi non gli aveva portato troppa fortuna. Ha vinto nel 2009 e nel 2012. Invece le ultime 5 edizioni sono state vinte da Umberto Scandola, che evidentemente sarà il grande favorito anche quest'anno. Ancora motori, Gioele Lugenti, giovane centauro di Castelnuovo Garfagnana, è tornato a gareggiare per il trofeo toscano di motocross a Città di Castello. Devo dire che stavolta Gioele è stato bravo in partenza, non si è fatto sorprendere, si è trovato in seconda posizione, ma purtroppo una caduta lo ha fatto scivolare al quinto posto, che poi ha mantenuto sino al termine della gara. Una pista difficile che Gioele Lugenti non aveva potuto provare prima della gara. Gioele conserva, ricordiamo, la terza posizione nel campionato toscano di motocross. La prossima gara si svolgerà il 5 maggio a Pontremoli in Lunigiana. Terza giornata del campionato di Serie 2 di softball, trasferta insidiosa per l'Union Softball Massa Lucca. Dopo aver pareggiato sabato scorso 1-1 con i Ronchi dei Legionari, la squadra Apo Lucchese sarà di scena domani a partire dalle 11 sul diamante del Cali Roma Girls. E sempre domani alle 15, però in questo caso all'Acquedotto, scenderà in campo anche la squadra di baseball nel campionato di Serie C. La squadra delle Nuove Pantere, una squadra molto molto giovane, affronterà la polisportiva Padule Baseball. Con il batti e corri si chiude anche la pagina sportiva, una breve pausa e poi torniamo con la terza ed ultima parte.